No, il primo articolo della Costituzione definisce il nostro manifesto dei valori fondamentali. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Significa che noi mettiamo al centro il lavoro e la democrazia. Significa che pensiamo che la personalità di una persona, i suoi diritti, la possibilità da parte di un individuo di essere fino in fondo se stesso è in gran parte anche legata alla sua funzione sociale, al lavoro che svolge. Un lavoro che troppo negli ultimi decenni è stato svalutato, è stato ridotto ad essere puramente una merce. Un lavoro che manca se si pensa soprattutto ai giovani, anche qui al meridione, un lavoro troppo precario, un lavoro in tanti casi mal pagato, un lavoro a volte illegale. Pensiamo soltanto a ciò che avviene anche in certi settori, l'agricoltura, ma non solo in Toscana, anche il lavoro nero riguarda ampi settori anche della moda. E quindi noi vogliamo su questo ripartire perché pensiamo che le persone, gli individui, se si definiscono in rapporto ad un lavoro di qualità, possano dare anche un contributo alla democrazia, rilanciare la democrazia, sentirsi fino in fondo protagonisti. Questo è il nostro manifesto fondamentale. Abbiamo anche una visione critica di ciò che è avvenuto nel corso di questi anni. Noi stessi, in questi anni di liberismo imperante, di dominio del profitto e del mercato, abbiamo avuto un atteggiamento eccessivamente acquiescente verso la globalizzazione, abbiamo dato un'interpretazione eccessivamente ottimistica. Con questo movimento noi vogliamo parlare a quella gran parte del popolo della sinistra che è rifluita nel non voto, che non si accontenta nella proposta del PD di Renzi, vista come troppo destroide, che magari è stata attratta dalle sirene di un movimento populista reazionario come il Movimento 5 Stelle, nei fatti, al di là delle buone intenzioni di chi è andato a votarlo per far sentire la propria protesta, un'area del non voto, ma anche un'area che è nello stesso Partito Democratico e che noi aspettiamo. Il rischio Sentiamo che che la molti. sinistra abbia troppi leader e pochi elettori e si crei Ma guardi, confusione lo adesso. scenario è questo. Io credo che con il proporzionale noi dobbiamo avere chiaro che la nostra strategia è il centro-sinistra e non altre, e quindi dobbiamo avere come interlocutore il Partito Democratico, a cui chiediamo, essendo un partito sostanzialmente di centro, se guarda a sinistra oppure se vuol guardare a destra. A sinistra può trovare senz'altro questo movimento, noi nasciamo per rifondare il centro-sinistra e pensiamo anche che possiamo avere una buona base elettorale ampia, a due cifre sicuramente, se sapremo costruire nei prossimi tempi, siamo appena nati, un programma che parli al mondo del lavoro, che sia capace di aggregare le forze che vogliono un paese che cresce, un paese sano. E poi penso che noi siamo pronti anche a fare alleanze per il centro-sinistra e anche per dare forza a questo partito. A Milano abbiamo Pisapia che intende scendere in campo, Ma abbiamo Pisapia vuole anche andare con il PD di Renzi, però. noi guardiamo ad un confronto con il Partito Democratico. Anzi, Pisapia, come avete sentito, ha posto delle condizioni importanti, ha detto il PD non può, noi siamo una forza autonoma, il PD non può andare verso il Senta, è centrodestra. possibile che adesso molti dirigenti siano in stand-by nel PD, sino a quando non si deciderà il segretario regionale, A soprattutto noi qui in Puglia? più che i dirigenti ci interessa il popolo della sinistra, a questi ci rivolgiamo. Poi il collocamento dei ceti dirigenti, dei gruppi dirigenti è importante, ha un peso. Siamo contrari però a fenomeni di trasformismo o di salita per salvaguardare posizioni. Insomma, questi non ci interessano in Puglia, in Toscana, come non ci interessano al nord. Pensiamo, come le dicevo, che ci sono milioni di cittadini interessati a una forza autenticamente di sinistra che vuole costruire un centro-sinistra nuovo. E questi per noi sono la base.
soprattutto i giovani. Io la cosa che ho più percepito, notato, è che mi salutano diversamente i giovani, e questo mi fa molto piacere. C'è un afflato nel loro saluto, a volte persino un incitamento. Forse è vero che c'è una gioventù che è costretta a scegliere oggi tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, comincia ad avvertire il bluff del Movimento 5 Stelle e comincia ad avvertire che il PD è il partito delle convenienze. I giovani hanno bisogno di idealità, di principi, e noi lavoriamo perché questa forza diventi la loro forza.